Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche del pastore dell'Asia centrale. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Originario della Russia, il pastore dell'Asia centrale rientra nella tipologia di cani molossoidi. Questa razza è stata creata partendo da tre cani, rispettivamente Alabai del Turkmenistan, Tobe, Kazakistan e Turkuz, Uzbekistan. Avvenuto più di 4.000 anni fa, mentre lo standard è stato definito dalla FCI nel 1989. In passato si pensa che venisse usato come cane da protezione per le carovane dei nomadi e per controllare il gregge. Una sua particolarità è quella di non aver subito particolari mutamenti morfologici e di essere rimasta una razza pura. Il pastore dell'Asia centrale è un cane di taglia grande, forte e determinato. Ha un'ossatura robusta e ha un'altezza di almeno 70 cm nei maschi e almeno 65 cm nelle femmine. Il suo peso ideale invece è di 50 kg, per i primi e di 40 per le seconde. Il suo carattere è forte, determinato, indipendente, ma anche molto equilibrato. È un cane che ha subito un'importante selezione naturale nel corso degli anni, a causa dei lunghi e terribili freddi che ha dovuto sopportare nella zona geografica originaria, passato che gli ha donato una robustezza e una resistenza particolare. Il pastore dell'Asia centrale è infatti molto solido, è un valido guardiano e difensore della propria casa e proprietà. In famiglia è assai affettuoso ed è costantemente alla ricerca di un'attenzione da parte del suo padrone, che per lui è un vero e proprio punto di riferimento. Per quanto riguarda la sua educazione, nonostante sia consigliata fin dalla tenera età, non si mostra particolarmente aggressivo con altri cani. Viene comunque suggerita la socializzazione fin da quando è cucciolo, proprio per abituarlo a stare in gruppo e a contatto con gli altri animali. La sua salute è molto solida, questo è possibile anche grazie al forte temperamento che il suo passato gli ha donato e non ha bisogno di particolari cure. Il suo mantello non necessita di essere spazzolato frequentemente, è un cane abituato anche a dormire all'esterno poiché è in grado di tollerare anche temperature fredde fino anche sotto lo zero. Come per molte altre razze, nei primi mesi di vita va tenuto sotto controllo l'alimentazione, in modo che sia equilibrata e mai scarsa, in modo da evitare problematiche di tipo osseo. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza forte e solida, come quella del pastore dell'Asia centrale. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e se ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cani è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!